terza edizione della festa dello sport per l'Istituto Comprensivo Poi Domani di Modica, questa mattina a partire dalle 8.30, una giornata che mira a mettere in evidenza non solo l'acquisizione delle regole e degli elementi fondamentali degli sport individuali e di squadra che gli alunni hanno praticato nel corso dell'anno scolastico, ma soprattutto la valenza educativa dello sport e il principio che per fare squadra è necessario mettere da parte i propri bisogni per il bene comune. Le varie classi quindi si sono confrontate attraverso una sana competizione, mettendo in pratica la prima regola del fair play: giocare per divertirsi. Anche quest'anno abbiamo organizzato la festa dello sport, che è un evento comunque aspettato anche dai ragazzi, ormai è diventata una nostra tradizione. A conclusione di tutti i progetti che sono stati fatti nel corso dell'anno e anche altri progetti che i ragazzi avranno modo di sperimentare. Quello che si vuole soprattutto sottolineare è non solo l'aspetto tecnico delle discipline che sono state praticate, ma soprattutto il valore educativo dello sport. Di questo dobbiamo ringraziare soprattutto anche la nostra dirigente Veronica Veneziano, che ha sempre sostenuto l'idea che fare movimento, fare sport sia importantissimo, non solo perché il fair play, cioè il rispetto delle regole condivise, deve diventare proprio un modo di pensare e di essere anche per i nostri ragazzi, cioè proprio un vero e proprio stile di vita. E quindi la nostra dirigente ha sempre sostenuto questo, anche soprattutto come praticare attività sportiva abbia una ricaduta anche sull'apprendimento dei ragazzi, sul loro proprio apprendimento. Tanto è vero che noi l'anno prossimo partirà un corso a indirizzo sportivo. Infine volevo ringraziare tutti i colleghi che hanno permesso, anche io e la mia collega Enza Sudano che abbiamo organizzato l'evento, anche tutti gli altri colleghi che hanno permesso questo, gli sponsor, i tecnici che ci hanno aiutato e anche i collaboratori scolastici che sono stati preziosi per organizzare gli ambienti. Per una scuola che promuove lo sport non si poteva che concludere l'anno scolastico con un evento sportivo, una festa dello sport che prevede il 5 e il 6 attività sportive per tutti i ragazzi, più sport sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado, e in conclusione appunto di un anno scolastico ricco di soddisfazioni. Ringrazio in particolar modo coloro che mi hanno aiutato nell'organizzazione di questo grandissimo evento, tutti gli sponsor e poi le infaticabili docenti di educazione fisica, la professoressa Sudano, la professoressa Bettina, e poi inoltre ringrazio Carla, il maestro Francesco e la maestra Giuseppe.